Bentornati alla nostra rubrica dedicata alla salute, ovvero Medicina Regione Lazio. Oggi andremo a parlare di un argomento che interessa, credo, veramente la maggior parte dei nostri ascoltatori, me in modo particolare. Vi spiego subito il perché. Oggi parleremo di voce, quindi andremo a capire un po' meglio innanzitutto come la produciamo, che cos'è la voce, ovviamente anche quei disturbi, quei problemi che potrebbero insorgere appunto sempre relativi alla nostra voce. Quindi lo faremo insieme ad una nostra vecchia conoscenza, ovvero il dottor Fabio Colabboni, al quale do innanzitutto il benvenuto, anzi il bentornato. Grazie, buonasera dottore. Grazie, buonasera a voi. Allora dottore, oggi il dottore ovviamente è medico chirurgo otorino laringoiatra. Oggi appunto parleremo un po' della voce, quindi vorrei partire da una cosa che può sembrare magari anche un po' scontata, ovvero una definizione di voce, sì. Però potrebbe essere utile. Quindi che cos'è la voce e ovviamente anche come la produciamo, come viene prodotta? Allora, la voce è quello, diciamo, è lo strumento che ci permette di relazionarci col mondo, esprimere i nostri pensieri. Come disse Pynchon, è un vero e proprio miracolo, e una compromissione della voce compromette non solo la nostra qualità di vita, ma anche insomma tutto il nostro modo di essere. La voce è un suono che viene prodotto dalla laringe, che è un organo situato nel collo a livello di quello che comunemente viene chiamato il pomo d'Adamo, quindi in modo centrale a livello del collo, ed è il risultato della vibrazione delle corde vocali, che sono due bandellette fibromuscolari situate all'interno della laringe, che vengono messe in vibrazione dall'aria emessa dai polmoni, che passa attraverso la trachea, espirata verso la laringe, e la vibrazione di queste corde emette un suono che poi viene articolato al di sopra dalle strutture anatomiche superiori, come la lingua, i denti, la mandibola, le guance. Questa è la voce, è quello che riguarda l'organo vocale. Le alterazioni della voce, insomma, possono essere molteplici e riguardano varie patologie. Oh, perfetto, allora andiamo a capire un po' meglio quali potrebbero essere i disturbi della voce che possono presentarsi durante il corso della vita e anche in che modo essi si manifestano, si presentano appunto questi disturbi. Beh, diciamo, i disturbi della voce sono veramente molti e vanno inquadrati orientativamente in due grosse categorie, che sono i disturbi qualitativi e quantitativi. Per quello che riguarda i disturbi diciamo qualitativi, chiaramente questi riguardano più che altro la funzione, la parte funzionale della voce, e i disturbi quantitativi possono essere molti. Le patologie a monte di questi sintomi sono molte e vanno distinte in cause organiche e cause funzionali. Queste sono le due grandi categorie di disturbi. Le cause funzionali riguardano più che altro la funzione, quindi la motilità delle corde vocali. Le cause organiche riguardano una vera e propria alterazione dell'organo della voce e possono essere rappresentate da patologie che stanno anche a monte dell'organo vocale, quindi che riguardano l'intero organismo, organi vicini come tiroide, polmoni, oppure situazioni generali di tipo sistemico, come appunto disturbi metabolici, neuroendocrini, o addirittura essere il riflesso, l'espressione di un disagio psicologico. Quindi diciamo che una voce può essere alterata per molte patologie. Ah, ecco, quindi diciamo sono molte, diciamo, le patologie che possono andare ad influire, a compromettere la voce, quindi anche magari un po' la fase di diagnosi credo che sia abbastanza complessa. Però vorrei anche andare a capire un po' meglio quali possono essere le cause dietro all'insorgenza del disturbo, quindi quali possono essere i motivi per i quali può nascere un disturbo della voce? Allora, diciamo, una voce può essere alterata per cause molto banali, come fenomeni infiammatori, irritativi, laringiti di tipo virale o batterico, fino ad avere disturbi organici. Possono essere presenti polipi, i noduli classici di chi abusa dell'organo vocale, fino ad arrivare al vero e proprio cancro della laringe, che è un po' una patologia importante, che va inquadrata in un certo modo e che è un po' il punto d'arrivo del nostro impegno, nel senso che noi siamo portati a dire sempre: non sottovalutate mai una disfonia, perché insomma, superato un certo periodo di tempo, può essere indicativa di un problema che è giusto diagnosticare in modo corretto. Oh, ecco, quindi magari se la cosa si presenta per qualche giorno non dobbiamo comunque allarmarci e preoccuparci, però credo che magari, non so, dopo 2-3 settimane già un campanello d'allarme potrebbe scattare. Quant'è la tempistica? Sì, beh, insomma, diciamo, questo dipende anche dai fattori, diciamo, tra virgolette, dalle concause aggravanti, no? Certo. È chiaro che in un fumatore
o chi abusa di alcol, o addirittura l'associazione fumo alcol, che troviamo molto spesso, chiaramente in questi soggetti una disfonia che persiste più di 10 giorni non è neanche così preoccupante, nel senso è dovuta... No, è preoccupante, nel senso che quando ci sono questi fattori aggravanti disfonia non va mai sottovalutata, è questo che volevo dire. Però in genere noi diciamo che quando un'alterazione della voce supera i 10-15 giorni e con le comuni terapie tende a persistere, è giusto andare verso una diagnosi di certezza. Ah certo, quindi ecco, se insomma i disturbi dovessero, come dire, continuare insomma nella loro manifestazione per un paio di settimane, possiamo dire diciamo di sì, superate le due settimane è meglio ricorrere insomma ad una visita specialistica per cercare di capire qual è la causa a monte del problema. Andiamo a capire anche un po' meglio se esistono magari quelle che potremmo definire come delle categorie a rischio, quindi categorie di persone più soggette appunto ad essere colpite da disturbi della voce, immagino appunto quelli che abbiamo citato poco fa, quindi fumatori. Sì, quelli in assoluto chiaramente. Allora diciamo dipende anche dal tipo di disturbo che vogliamo inquadrare. Per quello che riguarda i disturbi funzionali, chiaramente le categorie a rischio sono tutte quelle categorie di persone che usano la voce in modo sforzato o protratto, quindi i professionisti della voce come lei. Anche io quindi. Senza dubbio. Perché, infatti la sera ogni tanto va giù, certo, perché non usa la voce solo per comunicare ma per lavorare, no? Quindi parliamo di insegnanti, politici, cantanti, addetti al call center, oppure le mamme con i bambini piccoli sono portate a urlare. Tutte queste sono categorie che vanno in surmenage vocale facilmente, cioè superano le comuni capacità diciamo relazionali delle corde vocali, per cui arrivano a disfonie di tipo proprio funzionale, nel senso che le corde tendono a mollare un pochino e vanno incontro a patologie come noduli, edemi da sforzo, eccetera. Questo per quello riguarda i disturbi funzionali. Con riguardo proprio le alterazioni d'organo, le cosiddette disfonie organiche, qui abbiamo varie patologie, noduli, polipi, polipi soprattutto, e soprattutto, come dicevo prima, il cosiddetto cancro della laringe. Per cui qui dobbiamo andare ad inquadrare il problema soprattutto in categorie ad alto rischio, che sono appunto i fumatori, che hanno una possibilità di sviluppare un tumore della laringe 10 volte più di un soggetto con fumatore. Un bel fattore di rischio. Esatto, se poi si associa anche l'alcol, come dicevo, spesso troviamo nei nostri pazienti, questa percentuale arriva ad essere 30 volte maggiore, che è un numero importante, per cui la diagnosi precoce è fondamentale. La diagnosi precoce, quindi anche in questo caso, come credo un po' in tutti gli aspetti relativi alla medicina, insomma, è sempre fondamentale una diagnosi precoce, quindi anche diciamo nel disturbo della voce non fa assolutamente eccezione. E allora vorrei capire appunto, rimanendo sulla diagnosi, qual è diciamo l'iter diagnostico, comunque cosa bisognerebbe fare per arrivare ad una corretta diagnosi? Diciamo l'otorino, attraverso una accurata anamnesi ma soprattutto attraverso una strumentazione adeguata, è in grado oggi di visualizzare in maniera dettagliata e documentare la laringe, l'organo vocale, che ripeto, io dico sempre, non si vede solo con l'uso della bassa lingua. Noi con la bassa lingua non arriviamo a vedere le corde vocali, quindi c'è bisogno di un endoscopio, che è uno strumento dedicato per eseguire la cosiddetta fibrolaringoscopia, che è un'indagine endoscopica non invasiva, assolutamente veloce, che ci permette di vedere proprio le corde vocali in maniera dettagliata, quindi valutare l'organo in maniera completa. E è un esame, ripeto, che non richiede l'uso di un'anestesia, solamente in determinati soggetti molto sensibili arriviamo a fare una piccola anestesia di superficie con uno spray anestetico, che poi passa nel giro di qualche ora, insomma il paziente torna alle sue normali attività. Però ecco, superati i 10-15 giorni di alterazione vocale, è giusto ricorrere a una fibrolaringoscopia per valutare la laringe. Questo lo ripetiamo perché è importante. Preciso, comunque, in modo concetto. Preciso, certo. E allora, dopo che abbiamo capito un po' meglio quali possono essere le cause, i sintomi e la diagnosi, vorrei ovviamente anche parlare della terapia e della cura. Quindi immagino che dipenda comunque dal tipo di disturbo e da come si presenta, però volendo fare un discorso, come dire, un po' generico, parliamo un po' di terapia per quanto riguarda i disturbi della voce. Allora, per quanto riguarda i disturbi funzionali, come dicevo prima, le terapie possono essere di tipo medico, chirurgico, rieducativo, oppure combinate tra loro. Per quanto riguarda i disturbi funzionali, la maggior parte delle terapie sono di tipo logopedico, quindi rieducativo. Il paziente viene proprio rieducato ad usare in modo corretto la voce.
Per quello che riguarda i disturbi infiammatori, la terapia medica chiaramente in questo caso è sufficiente. Disturbi irritativi come faringo, laringiti, virali, batteriche, da reflusso, eccetera. Per quello che riguarda chiaramente i disturbi d'organo, qui entra in gioco la chirurgia, che oggi va detto è una chirurgia mini-invasiva che prevede l'uso del laser, è una chirurgia prevalentemente, soprattutto in determinati casi, endoscopica. Oggi abbiamo la cosiddetta chirurgia robotica che ci permette di arrivare nei distretti respiratori alti senza essere invasivi da un punto di vista dell'approccio. Però tutto questo dipende chiaramente dalla precocità delle diagnosi. Per quello che riguarda il tumore alla laringe, prima arriviamo più riusciamo a conservare l'organo e quindi le funzioni respiratorie e di deglutizione normali e fisiologiche, e più riusciamo a dare una prognosi favorevole al paziente. Oggi dobbiamo pensare che dobbiamo dire che il tumore alla laringe guarisce nel 60% dei casi, che addirittura aumenta nei casi cosiddetti HPV correlati. E qui aprirei una parentesi, perché oggi sappiamo che una percentuale abbastanza elevata di tumori della laringe o comunque del distretto testa-collo dipendono dal virus dell'HPV, che poi è lo stesso del tumore del collo dell'utero, no? Il papilloma virus. Questi sono tumori che hanno una prognosi molto, molto più favorevole rispetto agli altri carcinomi, e però tutto, ripeto, dipende dalla precocità della diagnosi. Oggi tendiamo a fare addirittura il vaccino, stiamo cercando di introdurre il vaccino che è obbligatorio per le bambine, anche per i maschi, e nei soggetti già operati di tumore HPV correlato oggi il vaccino sembra avere aumentare in maniera positiva la prognosi nei confronti delle recidive. Quindi diagnosi precoce e corretta permette maggiore conservatività chirurgica e migliore prognosi. Oh, quindi la diagnosi precoce anche in questo caso è fondamentale, e come dicevamo comunque si stanno facendo dei passi avanti in questo senso. Allora, dottore, io credo che siamo stati, come dire, abbastanza esaustivi per quanto riguarda la nostra panoramica generale sulla voce e i suoi disturbi, quindi vorrei magari andare ad informare chi ci sta ascoltando riguardo i vari recapiti e i riferimenti utili per appunto magari avere maggiori informazioni sul dottor Fabio Colaboni. Quindi innanzitutto abbiamo il numero di telefono relativo al suo studio, ovvero lo 06 78 80 547. Abbiamo anche l'indirizzo ovviamente dello studio, ovvero via Suor Maria Mazzarello numero 31, comune di Roma. Abbiamo anche un sito web relativo sempre allo studio, ovvero www.dottorcolaboni.it, ed un indirizzo mail, ovvero fcolaboni@hsangiovanni.roma.it. E detto questo, io vorrei ringraziare ancora una volta per essere stato qui con noi oggi il dottor Colaboni, quindi grazie mille dottore. Grazie a voi. Ovviamente speriamo di rivederla presto per trattare magari un altro argomento che può essere di interesse sia per noi che ovviamente per i nostri ascoltatori. Comunque, con molto piacere. Grazie ancora dottore, vi auguro ovviamente anche una buona serata ed un buon proseguimento di lavoro. Buonasera, grazie ancora. Grazie a voi, arrivederci.